SnowRunner Browser Mode. Amici e amiche, vi faccio vedere le modifiche che si possono prendere gratuitamente, perché sono modifiche fatte dalla gente, su SnowRunner. Allora, mega bigliettarsi, vediamo un attimo. Allora, lui carica la miniatura e poi dopo bisogna far caricare di fianco. Wow, questo è un camion da panico. Questo l'ho voluto prendere anch'io, il Tuz 420, perché è una belva, ragazzi. Questo qui è bellissimo, vediamo un attimo. Addirittura questo fa i ponti, raga. Sì, questo è quel mezzo militare che costruisce i ponti dove non ci sono. Un bel quad, ci sta in natura, su SnowRunner, al Michigan o in Alaska con il quad. Comunque ci sono, quindi ci sta. Questo è un mezzo da paura, paura, questo Collob. Allora, queste mod voi potete scaricarle schiacciando il tasto quadrato, che si fa l'iscrizione, e poi si attivano con la X. Ok, raga? Quindi ci sono un sacco... Questo qua, che roba! Ah, quante ruote ha sta gru! Incredibile, questa prima o poi la voglio prendere solo per vedere quante robe ha. Questa addirittura al su e giù. Al soppalco al soppalco di carico. Wow, questa è veramente bella, questa è veramente bella. Allora, vi faccio vedere questa. Allora, quadrato, iscrizione, vedete che sta in coda, download. Aspettiamo un attimo, perché sono 26 mega. La grandezza è scritta su nell'angolo a sinistra di ogni foto. E abbiamo un tot di mod che possiamo installare, perché c'è uno spazio di immagazzinamento. Quindi vedete di fianco c'è memoria e spazio di immagazzinamento. Io adesso ho 60 mega liberi per le mod. Allora, ci sta mettendo una vita la mod. Poi, oh, ok, perfetto, X installata. Così la ritroviamo dentro nel gioco, sia online che anche nella campagna. Allora, vediamo un attimo se c'è un bel po' di SUV. Pagina 7. Wow, abbiamo il tractor. Un bel trattore. E il trattore ci sta, eh. Questo che cos'è? Track Life Twinstead. Dovrebbe essere una mega gru. Allora, qui è tutto determinato dalla vostra connessione, eh. Quando ci mette tanto, io salto a qualcos'altro. Oh, guarda qua, questo è tipo il cat, quelli da cava. Bello, non saprei cosa farmene in Michigan e in Alaska. Probabilmente sulla mappa dello Yukon serve anche. Qui cos'è? Corro da cecchino. Incredibile, ci sono delle mod, ragazzi, incredibili, eh? Allora, questo qua, ah, questo sì, l'avevo installato, è carino, è molto carino. È il camion che va a recuperare i camion. Il camion che recupera i camion. Allora, questo qui è una Formula 1, chiaramente nel Michigan ci sta, uno che va in giro così. Ci sta di brutto, non carica neanche l'anteprima, vabbè. Quello che mi interessa non carica mai l'anteprima, raga. Sa come mai? Ok, qua. Oh, che bel camioncino. Bello, con il rimorchietto con le ruote in mezzo. Allora, questo Lazov l'ho tirato giù perché è veramente forte, bisogna avere anche dei mezzi un po' interessanti. Questo è carino, questo sembrava la CM militare che avevo quando sono andato a militare. Ci sono, non so se avete visto perché ho saltato veloce, ci sono auto americane truccate, tipo questa, vediamo un attimo, con due gommazze dietro, e questa macchina americana anni 60, bellissima. Praticamente penso che lì non vanno nulla, però ci sono, vedete, Jeep con quattro ruote, tre ruote dietro, cose. Guardate questo, con mezza macchina da una parte e mezza dall'altra snodata, cose mai viste.
Ci vuole una bella linea, raga, ci vuole una bella linea. Vabbè, lasciamo stare. La Tatra Fenix sono due camion. Oh, aspetta, aspetta, volevo farvi vedere questo. Allora, vediamo se la recupero. Eccolo qua, il quad, dove lui è in piedi. Perché non è fatto per i quad. Ah, questi sono camion da cava, questi camionzzi da cava, ci sta. Penso che nello Yukon servano tantissimo, ma a quel punto lì nello Yukon è il DLC, quindi quando si va a comprare il DLC, ragazzi, c'è già il camion da cava. Wow, Realistic Long Transport Trailer. Questo c'ha due... Cioè, da... ma come si fa a fare le manovre, ragazzi? Già un carretto è una cosa incredibile. Questo addirittura va sott'acqua, fortissimo. Questo va sott'acqua. Hanno fatto la foto del sott'acqua, che non c'è neanche furgonato. Non si sa neanche com'è. Allora, qui cosa abbiamo? Canne da pesca. Oh, questo? Wow. Qui è roba militare, guazza, Si passa dal civile al militare in un attimo qua, Ah sì, questo l'ho installato, il camioncino portoghese, brasilero. Questo è molto bello. Guarda, questo qui è... non standard transport, sì, credo proprio sia che non sta... Ah, il bicchiere l'ho voluto. E queste due macchine voglio provare. Ho visto una cosa fighissima, scusate un attimo. Questo che cos'è? Porca, non ho spazio. Penso che sia una gru che tira su i mezzi addirittura. Incredibile. Guardate che... Fury Road, dai! Dove andiamo? Nel Michigan. Con questa. Se siamo dei cantanti rapper famosi, magari in Michigan ci possiamo andare con questa, Vabbè, non carica. Quindi... Allora, qui abbiamo delle auto normali, dei rimorchi particolari. La macchinina, la Toledo, Lina. Ah, un bel mulettazzo. Il muletto per caricare la roba, ci sta il muletto, Questo che cos'è? 281, caspita. Awesome R... un altro mezzo proprio. Wow, questo è tanta roba, Siamo alla pagina 23 per farvi capire quanti mezzi ci sono e tutti i giorni vengono aggiornati, Ragazzi che fanno mezzi, gente, secondo me sono anche loro. Perché va bene che fanno il DLC. Qua secondo me fanno anche. Questo è molto bello. Questo è bello, 144 mega. Ma io credo che in base alla ai mega è più dettagliata il veicolo, più dettagliata la macchina o il camion che si tira giù, Si fa militare anche lui. Ah, questa sembrava la Range Rover, fammi vedere un secondo. Sì, Wanderer lo chiamano, ma questo qui è il Range Rover Sport, scusate ragazzi, cioè fatti tutto, sì. Questo è il Range Rover Sport. E questa è interessante per fare, per andare a prendere i punti, per aprire le torrette, per sbloccare il gioco. Quello è interessante. Sì. Oh, un bel Ford, vediamo. Ford CLT. Bello, 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 non ho spazio, non ho più spazio per nulla, è solo un video che vi voglio far vedere le mod, ragazzi. Dai, Rocket Train Drivable, sentite il mio English, perfect English, farò sicuramente un corso di inglese for, aspetta, cos'è che è, caspita, non mi ricordo quali principianti, vabbè. Sono sulla punta della lingua.
Dai, no, ma sapete qual è questo qui? Il film Driver. Driver si chiamava, non me lo ricordo, no, Track qualcosa. The Movie, Maximum Override. Eh sì, fichissimo. Cose incredibili, film vecchi ma un camion che parlava e faceva le cose malvagie. Quello c'aveva un'antenna, non so che cosa c'aveva quello lì. Guardate questo, dai, mai visto una roba, eh sì, è unica, sì, questo è molto bello, quattro assi, questo è qualcosa di epico. Ah, 0 mega, quindi non funziona. E a 6600 mi piace, wow. Un bel verdone. Poi vedete che hanno anche gli interni, eh? Due cisterne più repair cargo. Ah. Cisterna e cose di riparazione. Oh, ah, 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 ah. No, raga! No, come si chiama questo qui? Il sideway si chiama, giusto? Aspetta, vediamo se c'è scritto. Ma dai, gli ho messo due ruote. Bellissimo. Questo è il carretto. Gridava gelati. Beh, io così quasi, anche se so che è una stupidata, lo tiro giù questo qua. 5500 mi piace, l'hanno guardato, 82 su e 32 giù, non è malvagio. Ok, intanto che lui tira giù. Il carretto da golf. Aspetta, attiviamo. Siamo quasi alla fine, amici, eh? Ok, ci sono anche le mappe, raga. 2 per 1 chilometro. No. I carretti dei gelati. I carretti dei gelati. Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Bello. Bello questo. Che cos'è? Dai, fammelo vedere. The car additional. Forte. Forte. Questo è un mega mezzo che porta mega bobinazze di ferro, eh? Camion militare tutto spiano. Allora, questo breve video è solo per farvi vedere, amici miei, che c'è una marea di DLC, anche se comprate di modifiche, anche se comprate il gioco base. Potete, una volta finito far tutto, o comunque anche mentre giocate la prima volta, scaricarvi della mega mod e fare le cose più easy. Bellissimo, bellissimo. Qui in Italia noi avevamo l'ape, è tipo ape, però non è italiano. Dai che abbiamo finito. Sì, poi ci sono mezzi veramente imbarazzanti, ce li hanno fatti proprio di corsa, secondo me. Questo che cosa fa? Due mappe per scavare, forse. E questo è interessante, eh? Questo è un mega trasportazzo di quelli lunghi, credo. Vabbè, non carico. Ci vuole un po', ci vuole una bella connection. Questo che cos'è? Questo ha ruote gemellate sul davanti, raga. Questo, aspettiamo un secondo che voglio vederlo.
Wow, 2, 4, 6, è bello, questo è un mezzo paura. 6 mega. Ma questo lo stallo. Non tanto perché poi lo vado a usare, ma più che altro per la curiosità di vedere sto mezzo. Cioè, possibile che è 6 mega ed è così grosso? Mi sembra una cosa. Sto riempiendo tutta la memory, eh. Ok. Siamo quasi alla punta della montagna, sulla cima dell'iceberg, o alla fine delle mod, del browser delle mod. Bellissimo questo. Grayscale testing. Bello, bello. Diciamo che quelli col nome, tipo i cat e roba del genere, credo che lo possano fare solo loro. Infatti lo danno nel DLC. Oh, che spettacolo, che spettacolo. SnowRunner, browser delle mod, una piccola intro per farvi vedere com'è il browser delle mod, come sono le mod e come installarle nel vostro gioco SnowRunner. Ciao amici, alla prossima, statemi bene, mi raccomando di iscrivervi al mio canale di YouTube, commentate e mi piace, mi raccomando di iscrivervi al mio canale Twitch dove faccio le live alle ore 21, mi raccomando di iscrivervi su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch e Discord, lascio tutti i link in descrizione sotto questo video. Quindi iscrivetevi, portatemi gente, ci divertiamo insieme, alla prossima, ciao ragazzi!